Ciao a tutti, come state? Piccionaia, tutto a posto? Destra, alla sinistra, alla est, all'ovest, tutto quanto. Ok, ciao. Allora, oggi parliamo di immagini responsive. Tra l'altro devo ringraziare Andrea che mi ha fatto un bellissimo assist nel primo talk. Quindi vediamo cosa sono le immagini responsive, come e quando si utilizzano, e quante e quali pregenerare o generarle on the fly, e come generarle on the fly. Io sono quel tipo lì, mi piace... Vabbè, Andrea era vestito un po' così, io ho questi occhiali. E sono front-end architect a UX NET-A-PORTER Group, che è anche partner bronze di questa conferenza. Quello è il sito, noi cerchiamo sempre gente, se volete venire a fare un giro, contattateci, abbiamo sempre delle posizioni aperte, CSS ne facciamo a iosa. E mi piace molto tutto quello che è performance, front-end development, user experience intesa in senso lato, quindi anche le performance fanno parte della user experience, anche l'accessibilità fa parte della user experience. E quello è il mio sito, adesso il telecomando come al solito smette di funzionare a un certo punto, però va bene. Quello è il mio sito, su Twitter sono Verloc, se avete anche delle domande che non volete farmi qui potete twittare a Verloc, mettete l'hashtag CSS Day se volete. Ok, chiusa la parte su di me. E non mi piace parlare della storia, non mi piace molto la storia in generale, se c'è bisogno di sapere qualcosa sulla storia basta andare su Google, però volevo solo evidenziare che HTML5 ormai esiste da un'era. Nel 2004 se ne è iniziato a parlare con l'iPhone 4 che è uscito, l'iPhone che è uscito nel 2007, Working Draft, la scuola, eccetera. È diventata una recommendation nel 2014, ma 10 anni ormai, perché comunque sono passati più di 10 anni, sono un'era nell'informatica. L'HTML 5.1 invece è una recommendation da novembre 2016, è nuovissimo, e ha incluso quel logo lì a sinistra, Responsive Image Community Group, sono un gruppo di sviluppatori che hanno provato a introdurre questa cosa delle responsive images, e quindi il tag image ha guadagnato 2 attributi nuovi, surset e sizes, e è stato standardizzato anche il tag picture con il suo source. Source è un tag che esisteva già prima nel tag video, però si comporta in maniera leggermente diversa. Nel tag video vengono letti tutti, nel tag image il primo che matcha viene considerato, scusate, nel tag picture. Dunque, momento alzata di mano, quanti di voi sanno cos'è responsive design? Ok, quanti di voi sanno che cosa sono le responsive images invece? Beh, un 50%, ma aspettavo meno. Bene, a quanti di voi non piace alzare le mani? Alzi la mano a chi non piace alzare le mani? Ok, quindi vabbè, responsive design ormai lo conoscete, è quello lì. Il problema di questo è quanto la devo far grande questa immagine? Quanto deve essere grande in pixel fisici? E le immagini si dovrebbero adattare al viewport, quindi la dimensione del browser, la dimensione che ha a disposizione, la densità dei pixel, che vedremo tra un attimo se non sapete cos'è, e eventualmente anche ai formati immagine supportati. Scusate il fiato corto, ma stare davanti a così tante persone non è sempre facile. Quindi opzione A, prendete un monolite, lo mettete dentro al vostro browser e fate in modo che il browser lo scali in piccolo a seconda della dimensione che c'è. Si può fare con max width 100% o con la classe di, ho detto bootstrap, che si chiama responsive images se non sbaglio, lo diceva prima Angelino. E quindi fate in modo che il browser lo scali lui. Il problema è che è proprio una bad practice. Il browser fa molta fatica, lo deve prima scaricare. Scusate, sono in mezzo. Lo deve prima scaricare e poi la deve riscalare. Quindi c'è tempo di CPU, e c'è un algoritmo che viene utilizzato on the fly dal browser che ne peggiora anche la nitidezza. Anche solo se deve scalare di un pixel. Voi avete fornito un'immagine 300 pixel e la renderizzate a 299, dico di larghezza, comunque interviene questo algoritmo del browser che la deve riscalare nel modo più veloce possibile, perché deve farlo subito, e quindi usa un algoritmo non proprio ottimale, e quindi l'immagine perde di nitidezza. Ho provato con delle immagini, noi vendiamo abbigliamento online, delle immagini che hanno dei loghi molto piccoli, si vede moltissimo la differenza quando viene renderizzata un'immagine 1:1 e quando invece è stato applicato anche solo un pixel di resize. E i device più vecchi,
e intanto consuma batteria, perché comunque la CPU non va gratis, è molto lento. I device più vecchi devono, fanno anche fatica, per esempio un iPhone 4, quando dovete fare lo scroll, se è stato applicato un resize, perché quando le scarica e le ricarica dalla memoria e quando escono dal viewport, comunque ci vuole tempo. Quindi l'opzione B, le scalate voi, le fornite solo nella dimensione giusta, la dimensione che serve, e ho un'ottima pratica ovviamente, perché ci mette meno tempo a scaricare, negativo di quello che ho detto prima, meno CPU e meno scaling, migliore nitidezza. Dunque, sulle mani chissà cos'è la screen density, sempre un 50%. Chi di voi ottimizza per la screen density e per le varie screen density? Un 10%, ok. Quindi esiste questa cosa che si chiamano display retina o display IDPI. Retina è un nome commerciale introdotto da Apple con l'iPhone 4, che vuol dire che quando tengo il telefono a circa 7 pollici dalla faccia non distingo i pixel, perché la retina non è in grado di vederli. E la cosa che fa è questa qui, un display standard. Allora, quella viola è la linea ideale, la curva, che può essere di un font o può essere di un'immagine vettoriale, un SVG per esempio. Quindi quando lui la deve renderizzare sui pixel, la renderizzerà più o meno pixelata a seconda di quanti pixel fisici ha a disposizione. Chiaramente però prima di questi display ad alta densità non c'era niente, per cui non c'erano, quindi hanno dovuto fare in modo che si auto-adattasse e venisse tutto riscalato, diciamo, di due per. Quindi se avete un font, l'avete definito 16 pixel, verrà renderizzato in 32 pixel, e però comunque il risultato è che, parlo sempre di pixel fisici, avete definito un font a 16 pixel CSS, viene renderizzato in 32 pixel fisici sullo schermo. Ok, quindi un pixel non è un pixel, come ha detto Peter Paul Koch. È vero, ma purtroppo è così. E cosa succede con le immagini? Perché quello che avete visto prima va bene se è un'immagine vettoriale o un font, cioè una linea ideale, la renderizzo con più pixel, ma se è un'immagine fisica, un'immagine 100% pixel, cosa succede? Lui la deve spalmare su 200 pixel e quindi vengono strecciate le immagini, vengono prese e allungate. E vogliamo che le nostre immagini vengano strecciate? 3-2-1, vabbè, ok, facciamo che non siamo allo stadio, ok. Quindi, prima missione, diciamo, renderizziamo e supportiamo le immagini su display IDPI. È abbastanza facile, facciamo finta che sto sviluppando un sito tipo imdb.com e ho un'immagine full screen sullo schermo, a tutta larghezza, diciamo, e la chiamiamo Batman 1x ed è 1280x720, facciamo questo esempio. E quindi il markup che devo usare è quello che vedete qua. Abbiamo messo una source, abbiamo messo l'alt che ci va sempre sia per l'accessibilità che per il SEO, e poi anche un tag obbligatorio e un attributo obbligatorio. Ci metto la width e la height per fare in modo che il browser conosca già quanto spazio deve riservare ancora prima di averla scaricata, e poi se voglio supportare la densità IDPI o retina ci metto l'attributo surset con la mia immagine Batman 1x e Batman 2x. Batman 2x sarà il doppio in larghezza e in altezza rispetto alla 1x. Quello che vedete a fianco al nome del file è il descrittore di densità, quindi mi dice già al browser: guarda che questa qui è larga il doppio, e lui ci pensa da solo a farla stare comunque nei CSS pixels in cui sarebbe stata quella 1x. Supporto attributo surset a oggi tutti i browser tranne Internet Explorer, ma a noi che ce ne frega, tanto se Internet Explorer continuerà a leggere l'attributo source, quindi continuerò a vedere l'immagine. Se proprio l'utente sta navigando con un display retina e o IDPI, un PC IDPI, lo sta navigando con Explorer, vedrà l'immagine sgranata, non ho bisogno comunque di inserire polyfill o cose. Missione numero 2, supportare diverse immagini, diverse larghezze. Quindi invece in questo caso qui voglio che il mio browser più piccolo scarichi un'immagine più piccola. Stiamo parlando di performance, quindi voglio che il mio browser più piccolino mi scarichi l'immagine che in realtà pesa meno, ed è la mia Batman 768W, 1024W è quella più grande.
come naming convention ho specificato la larghezza di quell'immagine per ricordarmi che è quella lì e quella larga così. Bene, ci sono un po' di variabili sconosciute, un po' di cose sconosciute. Ok, questa tabella qui indica che cosa è conosciuto dall'autore mentre scrive il codice e che cosa è conosciuto dal browser mentre carica la pagina. Quindi vediamo che il browser non conosce la dimensione delle immagini quando carica la pagina, perché magari è specificata solo nel CSS, e non conosce le possibili dimensioni di immagini che ho io a disposizione da far scaricare, mentre l'autore conosce quanto è grande l'immagine, perché lo sa, sta vedendo il layout, sa quanto la deve far grande, e quanto eventualmente ha preparato le dimensioni delle immagini. Quindi per colmare il gap del browser sono stati introdotti l'attributo sizes, che mi dice quanto è grande l'immagine, quanto sono grandi le immagini in CSS, in CSS pixels, quindi in una lunghezza CSS, e nell'attributo surset con il descrittore W che vediamo tra un attimo, posso andare a indicare quante sono le immagini e quali sono le larghezze che ho a disposizione. Poi il browser fa i calcoli automaticamente. Quindi siamo di nuovo qua, mettiamo nel source che viene letto sempre il default Batman 1280 W, ok, e nel surset vado a indicare le diverse larghezze di immagini che ho a disposizione, questa volta con il descrittore W. Il descrittore W mi dice quanto è grande l'immagine in pixel fisici, quindi la mia immagine è larga 1280 pixel fisici, la seconda 1024, la terza 768, eccetera. Con l'attributo sizes vado a specificare quanti pixel occuperà CSS pixel, quanto sarà grande sullo schermo la mia immagine. Quindi il browser, che come abbiamo visto prima conosce al tempo del caricamento la densità dello schermo, la larghezza dello schermo, se io gli dico 100 WW, che vuol dire il 100% del viewport in larghezza, lui va a misurare il viewport, a moltiplicarlo per i pixel fisici che conosce e sa quale immagine deve scaricare. Questa cosa qui mi gestisce anche la cosa del retina display che abbiamo visto con il descrittore 1x, lo fa automaticamente. La sizes può essere anche qualcosa di più complesso, per esempio posso specificare n media query separate da virgola e la dimensione che avrà, la larghezza che avrà quell'immagine a quella media query. Quindi per esempio in questo caso quando lo schermo è largo almeno 40 em, ma possiamo usare una qualunque misura, l'immagine sarà larga la metà del viewport, mentre invece in tutti gli altri casi il 100% del viewport. Qui viene considerata sempre la prima media query che matcha. Okay? Anche qui il supporto è quello che abbiamo visto prima, perché il tag è lo stesso, però in questo caso se non metto nessun polyfill non ottengo il caricamento dell'immagine che volevo io, quindi caricherà sempre l'immagine che avete specificato nel source e non nel surset. Quindi polyfill se volete, picturefill ormai è arrivato alla versione 3, è quello ufficiale con il sigillo di qualità del Responsive Images Community Group e funziona benissimo, se funziona anche insieme ad altri script volendo. E attenzione a mai incrociare i flussi, cioè il descrittore W e il descrittore X nell'attributo sizes non vanno mai utilizzati insieme, non si può proprio fare, non funziona. E ricordatevi anche che surset è un suggerimento per il browser, non state vincolando il browser a scaricare quella dimensione, ma gli state suggerendo quale dovrebbe scaricare, quindi il browser può ancora scegliere quale dimensione scaricare in base per esempio alla banda disponibile, se vede che la connessione è lenta può scaricare un'immagine più piccola o se siete in 3G eccetera, sono tutte politiche che comunque stanno allo sviluppatore del browser, non decidete voi. Inoltre se lo provate, se fate proprio delle prove e provate prima alla dimensione desktop e poi lo restringete, vedrete che comunque non scarica l'immagine più piccola, è sempre per lo stesso motivo, se lui ha già in cache l'immagine più grande e voi restringete, lui non sta a riscaricare, a fare un'altra chiamata alla rete per scaricare l'immagine più piccolina, ma terrà quella che ha in cache. Ok, challenge numero 3, voglio supportare anche diverse rapporto larghezza-altezza, fino adesso abbiamo visto tutte immagini che avevano lo stesso rapporto tra la larghezza e l'altezza. Ok Google,
Rapporto tra larghezza e altezza. Ok Google. Se voglio far partire tutti i telefoni. Bene, ci voleva un break perché siamo sul tecnico. Sei diventata Bordeaux, ma non ti preoccupare. Quindi voglio supportare anche le diverse razze. Dicevamo, quindi l'esempio è questo qua. Abbiamo Batman 1024 di larghezza landscape su uno schermo più largo e Batman 1512 portrait su uno schermo più basso. L'altezza è la stessa perché è cambiata il rapporto. Qui ho solo Batman, non c'è Wonder Woman, non c'è Superman perché il mio eroe è lui. E non voglio tagliare l'immagine con un div che taglia l'immagine, ma voglio proprio fare scaricare solo i pixel che servono. Stiamo parlando sempre di performance optimizations. Anche qui posso fare con la mia immagine, posso mettere ancora il source, posso mettere il source set. In questo caso ho iniziato dalla immagine più stretta, il 512 WP portrait, che è quella là, e anche qui posso mettere il source set. E in questo caso devo wrappare, come si dice in italiano, grazie, il tag image dentro un tag picture, e posso andare a specificare diverse sorgenti. Quindi posso dire che il tag source supporta tre attributi. Uno è il media, che va a matchare la media query a cui deve valere quel source. Il secondo è source set, e il terzo è type, che vediamo dopo. Quindi qui sto andando a dire: quando lo schermo è largo almeno 600 pixel, scaricami la 1024 landscape o la 2048 landscape se lo schermo è retina o high DPI. Poi vediamo anche come si può fare a servire il formato WebP ai browser che lo supportano. Quanti di voi conoscono il formato WebP? 10%? Alla Ovest? Ok, grazie. Due. Ok, WebP è un nuovo formato immagine, l'ha prodotto Google, è moderno, e se funziona questo, andiamo avanti, e supporta sia la compressione lossy che la compressione lossless. La compressione lossy è quella delle JPEG, quindi ti fa perdere un po' di qualità, sgrana un pochino, e a seconda di quanto date di fattore di compressione. Il formato lossless è quello delle PNG, quindi comprime ma mantiene al massimo la qualità. E il formato WebP nel formato lossless è il 26% più piccolo delle PNG, e il formato lossy è dal 25 al 34%, a seconda di come è fatta l'immagine, più piccola di una JPEG. Supporta anche la trasparenza sia sulle PNG, sia sulla lossless che sulle lossy, e supporta anche le animazioni. Qui De Carola prima diceva che De Carolis diceva che le GIF sono dei bei mattoni. In effetti una GIF anche piccolina può pesare fino a 1,5 MB, e queste sono il 72% più piccole. Ho provato proprio con una GIF animata da 1,5 MB, diventa circa 500K, che non è male. Ok, supporto però è questo qua, lo supporta Chrome, lo supporta Opera, e Safari e Firefox ci stanno provando, stanno facendo degli esperimenti. Io conto che nel giro di un paio di anni diventi abbastanza standard, e in Microsoft Edge non è ancora pianificato, non è neanche in backlog, ma cliccando lì da questo sito che conoscete tutti, potete andare a votare e dire: voglio che mettiate in backlog questa feature perché la voglio. Ok, in realtà ci sono anche altri formati immagine diversi dalle JPEG che vengono supportati dai vari browser, ma non voglio andare troppo nel dettaglio. Quindi, come uso il tag picture per supportare le WebP? Uso l'attributo type, che vi dicevo prima è il terzo attributo supportato dal tag source. Abbiamo, possiamo dire, se il mio, qui c'è un errore forse di virgola, bastava dire type uguale image webp, se il mio browser la supporta, allora eccoti l'immagine in formato webp. Chiaramente poi se devo andare a fare supporto del WebP più immagini responsive, quindi ci faccio tutte le combinazioni possibili del type, media e source set, mi diventa 1 KB di markup per ogni immagine, e magari non è proprio il massimo. E quindi alla fine WebP non è che abbia preso ancora molto piede, un po' per questo motivo qua. Ok, respirone. Numero 5. Adesso voglio aiutarvi a capire quante e quali dimensioni di immagine avete bisogno nel vostro sito.
E questa è un po' una cosa nuova che non ho mai detto nelle mie versioni precedenti del talk, lo dico per i miei colleghi. E quindi la prima cosa che potete fare è utilizzare un tool automatico che si chiama Responsive Images Breakpoint Generator, il dominio è responsivebreakpoints.com. Avete un tool dove potete specificare la risoluzione minima e massima delle immagini che volete che lui generi per voi, quanto deve passare da un'immagine all'altra in termini di kilobyte, quindi lui va a capire quanto peserà l'immagine che andrà a generare per voi e dice almeno che ci siano 50k di differenza, altrimenti non mi conviene ottimizzare, no? Da una all'altra, almeno risparmio 50k. Poi posso andargli a dire quante immagini voglio al massimo per non frammentare troppo la cache, posso dirgli dammi la retina oppure no, e anche i diversi image ratio se voglio, quindi io ci trascino dentro un'immagine oppure posso scegliere una di quelle sotto e lui cosa fa? Mi genera automaticamente tutti i formati, posso anche scaricare le immagini da qua, mi genera automaticamente l'HTML che posso utilizzare da copiare e incollare nel mio sito, basterà cambiare l'attributo sizes a seconda di come è fatto il vostro layout. Ok, bene, questo è il modo automatico. Il modo invece più manuale lo vediamo tra un secondo. Perché dobbiamo usare, perché è meglio usare un modo più manuale? Perché stiamo parlando sempre di performance, optimization e anche magari di ottimizzare come viene visualizzata l'immagine, quindi evitare che il browser applichi la riscalatura on the fly che mi va a perdere di nitidezza. Quindi per definire le dimensioni delle immagini devo considerare le larghezze degli schermi per cui voglio ottimizzare. Chiaramente voglio ottimizzare per tutti gli schermi, ma ci saranno alcuni device che magari i miei utenti utilizzano di più. E definire la dimensione delle immagini a seconda del mio layout e bonus point, ve lo faccio vedere dopo, non strecciate le immagini come ho detto prima col max width 100%, ma strecciate gli spazi tra un'immagine e l'altra, così da avere massima performance. Quindi facciamo un caso, vogliamo ottimizzare per questi device, l'iPhone dal 4 al 5S, l'iPhone 6, l'iPhone 5S anche in landscape, 5S anche in landscape, l'iPhone 6 anche in landscape, va bene, forse sì, forse no, landscape magari non voglio ottimizzare proprio al 100%, per l'iPad e per l'iPad landscape e per un PC con più di 1280 pixel, perché? Perché magari il mio layout si ferma a un max width di 1280 pixel e anche per la versione high DPI di quel portatile o di quel PC. Desktop. Quindi analizziamo il nostro layout. Andiamo a prendere un sito, il sito che dobbiamo sviluppare, che ha delle immagini, e vediamo nella versione mobile ha due colonne, nella versione un po' più larga ha tre colonne, tre immagini, nella versione ancora più larga ha quattro immagini. Ok? Quindi tornando alla tabella di prima, non è cambiato niente, e andiamo ad aggiungere che il nostro layout ha due colonne fino a qua, tre colonne sull'iPad, diciamo, e quattro colonne dall'iPad Landscape in su, da 1024 in su. Quindi la dimensione delle immagini sarà data da la divisione di i physical pixels, perché abbiamo 320 di larghezza del container, immagine densità 2, quindi 640 pixel fisici, però due colonne, quindi ogni immagine sarà 320. 320 physical pixels che verranno mostrati, quindi della dimensione giusta. Andiamo a vedere quanti formati immagini abbiamo generato, quindi la 320 c'è sia qui che qua, quindi riusiamo sempre lo stesso formato, la 375 c'è solo per l'iPhone 6, voglio ottimizzare per l'iPhone 6, quindi va bene, faccio un formato immagine in più, la 512 c'è per l'iPad e per l'iPad Landscape, terzo formato, e quarto formato da 1280 in su, per proprio le immagini super risoluzione, le più grandi che ho a disposizione. E gli altri due sono l'iPhone Landscape e l'iPhone 6 Landscape, converrete con me che non moltissime persone utilizzano il telefonino in modo orizzontale, quindi posso andare a usare il formato 512 riutilizzando la 3 e il 667 utilizzando la 4, quindi lasciando l'immagine un po' più piccola e magari mettendo lo spazio ai lati. Vediamo quindi di cosa stiamo parlando. Questo è un esempio in cui le immagini sono larghe il 100%. Ho messo sia delle immagini di prodotto, dove lo sfondo è bianco come lo sfondo del sito, e delle immagini piene, così che vediate che cosa succede con l'immagine. Viene proprio riscalata, cioè il max width 100% o il width 100%, per cui l'immagine viene riscalata nel suo contenitore.
Queste sono le immagini elastiche. Se invece rendiamo elastici gli spazi, succede questo. Come vedete, sull'immagine bianca, su sfondo bianco, non si nota tantissimo. Le grigie le ho messe per farvi vedere cosa sta succedendo dentro al layout. Quindi sto rendendo elastici gli spazi tra un'immagine e l'altra. Però magari voi dite, sì, ma io non voglio che ci sia lo spazio, perché poi l'immagine è più piccola, io potevo metterla più grande. Ok, ma se la mettete più grande, avete applicato l'algoritmo di resize del browser che ve le ha rese meno nitide, e soprattutto ricordate che alle risoluzioni che abbiamo visto prima, quindi nei device più diffusi, non ci sarà mai lo spazio bianco in mezzo, perché ho messo le immagini appunto della dimensione che mi serviva per ottimizzare per quel device lì. Pro di stracciare gli spazi e non le immagini: è più veloce e le immagini sono più nitide. Contro: funziona meglio quando lo sfondo delle immagini è dello stesso sfondo del sito. Potreste dover convincere il vostro graphic designer barra client, i vostri quotidiani nemici. E ultimissima cosa, so che io vedo, sto parlando da 25 minuti, è come generare le immagini scalate su cloud. Quindi le due soluzioni qua sono quella Buy e quella Make. E quella Buy ne abbiamo analizzate tante, Andrea ne ha menzionate un paio prima, Resourceit, Imagefly, eccetera. Quella che io ho trovato più conveniente, più ben fatta, è questa qui, si chiama Cloudinary, che è un back-end per developers. Vi dà un sacco di cose, adesso le vediamo più nel dettaglio. Cloud storage, quindi potete mettere le immagini direttamente dentro il cloud, utilizza Amazon AWS S3, quindi sono su cloud, non vi succederà niente alle vostre immagini. Fa la manipolazione automaticamente, fa il resize, fa il crop, anche basato sulla face detection, e fa la conversione da un formato all'altro, anche in modo automatico. Quindi potrebbe servire la WebP direttamente in base alla chiamata che fa il browser guardando l'header HTTP. E vi dà una CDN, Content Delivery Network, che vuol dire che le immagini vengono copiate sul server più vicino al vostro utente, anche se si collega dalla Cina o dall'America, ok? E vi dà anche un pannello di amministrazione molto potente. In questa animazione video vediamo come funziona, restcloudinary.com/demo, al posto di demo ci sarà il vostro cloud name. Vedete che se metto V200 me la riscala a 200, lo fa on the fly e poi la salva, la salva nella sua media library. E posso cambiare l'altezza, posso fare fill. Adesso gli dico centramela però basata sulla face detection. Poi adesso gli dico la voglio 250x250, sarà una thumb, arrotondo al massimo e la saturo al 50, diventa così. Poi posso ancora andare a dire, adesso aggiungi un'altra immagine in sovraimpressione, sarà l'icona di Cloudinary, larga 200, con 200 di luminosità e 50% di opacità. Prendi anche l'immagine di Itel, convertila in WebP, basta cambiare l'estensione e prendila da Facebook. Fa un sacco di roba in automatico. E se non volete scrivere .webp a mano alla fine, che è cosa che vi obbliga a mettere poi nel source type uguale media, type uguale WebP, e potete andare qua a mettere un altro parametro che è f_auto e lui vi fornisce automaticamente il formato immagine che il browser supporta, quindi WebP a Chrome, eccetera. L'altra soluzione invece è ve lo fate voi in casa. A questo punto starete tutti dormendo, è pomeriggio, siamo dopo la pausa caffè, ma è stato un po' lungo, ok? Cerco di concludere. Ve lo fate in casa, potete usare una libreria come ImageMagick o GraphicsMagick, che è un fork, e mettete tutto sul cloud, ci potete mettere un computing sul cloud usando per esempio EC2, non mi ricordo se si chiama EC2, e lo storage magari su S3, e ci mettete una CDN davanti, ok? E mi raccomando, se lo fate in casa, whitelistate le trasformazioni ammesse, onde evitare che qualche malintenzionato si metta lì a dire largo 200, largo 201, largo 202 e vi tiri giù il server o vi faccia spendere un sacco di soldi di cloud computing. Ok, abbiamo chiuso. Quindi per concludere, abbiamo visto che c'è il toolset con underscore X, con X per supportare l'IDPI, il toolset con V per supportare le diverse larghezze, descrivere le larghezze delle immagini, e l'attributo sizes che mi dice quanto sarà grande l'immagine, lo dice al browser, e il picture più il source se voglio fornire diverse ratio,
quindi questa cosa qui viene chiamata anche art direction, se lo trovate su internet, oppure il WebP format. E ricordatevi, se riuscite e avete tempo per farlo, di decidere bene quali sono i formati immagine che vi servono, automaticamente o meglio manualmente, e magari di generarle, scusate, non avevo mandato avanti, e magari di generarle sul cloud. Ho finito, gattino. Che ci voleva? Grazie. Un'ultimissima cosa. Potete ancora caricare le immagini in modo lazy, come diceva Andrea, e quindi caricare le immagini quando entrano nel viewport. E potete farlo quindi specificando, invece di mettere direttamente nel source, di mettere dentro data source e utilizzando uno script, per esempio questo qui, che l'ho fatto io, che si chiama Vanilla Lazy Load su NPM, oppure lo trovate a questo GitHub. Finito veramente. Grazie.